So che la briciola per natura non molla mai, per cui per noi 1-0, 0-0 e facciamo sempre la nostra partita, senza pensare agli avversari. Sono convinto che possiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto e poi alla fine vincerà chi avrà più determinazione, come sempre. What is life? You can't smile about the small things anymore. Where are you at? Non serve la compagna, spacca la porta ed è 2-0 per il Ciampino. Ed eccolo qui il 3-0 del Ciampino, a firma Jessica De Luna allo scadere, così come allo scadere è arrivato il gol dell'1-0 nel primo tempo. De Luna va a festeggiare e ormai la Coppa Lazio è in mano al Ciampino.
rammarico c'è, perché comunque dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto, soprattutto dopo lo sforzo di ieri, ovviamente volevamo portare a casa un risultato diverso. E stavamo un po' sulle gambe, poi comunque pure l'assenza di Baldasseroni per squalifica comunque ci ha pesato, però comunque siamo in un progetto, speriamo che sia la prima di una lunga serie. Perdere una finale non è sicuramente piacevole, noi non è che non ce l'aspettavamo di arrivare, noi siamo venuti e ci credevamo di poter passare e arrivare in finale, ce la giocavamo, non partiamo sicuramente sconfitte, né la partita di ieri né oggi, è andata così. Siamo entrate in campo concentratissime e molto cariche, anche l'ottima prestazione di ieri ci ha dato molta fiducia e abbiamo fatto veramente un'ottima partita e non c'era storia. Ce lo siamo meritata alla grande anche per tutto il percorso che stiamo facendo in campionato. Abbiamo dominato ieri con una grande vittoria e anche oggi con questo 3-0. Diciamo che potevate fare 3-0 un po' prima, vi siete mangiati una quantità di gol. Vabbè, ma questa è la Virtus, no? Visto anche i risultati in campionato, bene così. Diciamo che l'anno scorso c'era rimasta questa sconfitta abbastanza pesante, quest'anno siamo riusciti a rimetterci in gara, a rimetterci in gioco e zero gol, quindi vuol dire che anche la squadra è stata abbastanza brava da non... diciamo da non rischiare più di tanto. L'avevamo preparata così per quello che era successo l'altro anno, c'era sfuggita in modo un po' clamoroso, anche se poi la finale era contro la Coppa d'Oro, era tutta da giocare. Però sono molto soddisfatto di questi due giorni. Abbiamo fatto veramente due ottime partite, soprattutto questa con la Briciola, perché ieri il Fondi era un po' rimaneggiato, per cui non è stata proprio una partita tirata. E invece con la Briciola avevamo un po' più di timori, perché poi è la squadra che non molla mai, l'ha dimostrato con la Fenice. Però la mia squadra oggi è stata super in tutto. Ma a parte tutto fa sempre piacere vincere, insomma noi puntavamo, non l'ho mai nascosto, insomma la Coppa, ma più quella Lazio, insomma io mi sono avvicinata per troppe volte a un titolo nazionale e per merito dell'avversario, un po' per sfortuna nostra non sono mai riuscita ad acquisirlo, quindi il nostro obiettivo, almeno per quanto mi riguarda, era quello di vincere questo, ma andare nel secondo step che è quello del nazionale, e mi piacerebbe vincere comunque la Coppa Italia. Però insomma ci godiamo questo momento, è stata una bella partita, complimenti anche alla Briciola perché ci ha dato filo da torcere, sono contenta.